Vlog numero 20. Permettete di presentarvi Roma. Voi forse non lo sapete, ma io a Monti ci ho vissuto per 5 ore. Ho fatto una spesa, sono andato da un paio di amici, alcuni purtroppo li ho visti andare via. Diciamo che ti ho introdotto io. Mi hai introdotto a Monti ed è un piacere tornare con te a Monti. Insieme anche a queste ragazze alle quali stiamo facendo scoprire un pochino una Roma che non conoscono. Guldo, vieni qui. Guldo, levati, Guldo. Bravo. Guldo, non mi pisciare a casa. Togliete le scarpe perché magari mi sporcate. Guldo ha appena trovato una fidanzata che gliela fa in qualche modo subodorare. Guardate, Guldo ci prova e lei ora sta per... Guldo, lei è una easy girl. Lei è ragazza indipendente, vedete? Vedete che ha fatto un passo avanti sculando? Non te la dà, Guldo, perché appena ci provi ti... Lei lo stuzzica! Guarda come lo stuzzica! Guarda come si... Ma no, vabbè, ma... Ah, eccola, brava. Tu non hai bisogno di un uomo. Brava, dagli uno schiaffo. Abbiamo lasciato Gianmarco e Enrico a casa con la PlayStation. Abbiamo detto divertitevi. Noi siamo fuggiti. Io credo che sia la prima volta nella quale forse Valentina vede la luce del sole. È meraviglioso. Cagionata. Gabriele, come vedi io mi permetto Gabriele, di girare col cappello di Natale. Sì, casa sì. Mia per Rione Monti. Domanda, Ga, dove ci consigli di andare in questo momento? Che vuoi fare, aperitivo? Ma non so se è l'orario. Contatto qualche amico. Ma raga, non è l'orario giusto per l'aperitivo. È sempre l'orario giusto per un aperitivo. C'è un profumo tipo di pan di zenzero. È un profumo di casa mia. Mi piace l'odore di casa tua. Non ci sediamo qua, chiamo il mio amico. Tuo amico cosa? Ma cioè che sta facendo? Sta via. Ma perché dobbiamo è contromano? Non era contromano una volta. All'epoca tua? Quello mio. Che mi dici? Sei aperto? Sono io, Gabriele Scilla. Hai capito con chi stai parlando? Facci trovare un posto comodo, per quattro. No, non vivo più qui. Ma sta fingendo di parlare al telefono. Non essere così forte, sta sicuramente parlando al telefono con l'amico suo. Saluta, no, no. Ragazzi, ma proviamo a chiamarlo. Ora lo chiamiamo, eh. Vai, vai. Valenticio, scusa, ti devo attaccare che c'ho la chiamata sotto. Scusa il disturbo, Gabriele. Oh, mi dicevi? Siamo arrivati, guarda, sono quasi arrivato. Sto al solito, al posto, al tombino. Sto all'altezza del tombino, lo ricordi il tombino? Ma te ne siamo passati al tombino. Al furgone bianco, subito dopo il furgone bianco. Esatto, prima della Focus. La Focus Station. Ci siamo quasi. Vabbè, a prafogo. Ciao. A parte che non ho capito questo colpo di testa. Il Paris Hilton di Rio. Che cosa vuoi fare? Il Paris Hilton di Rio. No, no! Il cane si porta così, no? Cosa me lo puoi mettere in Hai capito? Cosa? Hai capito che te voglio dire? A me non mi sembra molto contento. Io lo vedo sprezzando. Quante ne abbiamo passate qui? Ah, ti ricordi? Senti, anch'io. Ci siamo allenati tanto insieme. Tu e lui? Posso dire che non è assolutamente un orario consono per andare a fare un aperitivo. E quindi non ho capito perché mi sto facendo trascinare dalla follia di Gabriele che ci vuole somministrare un aperitivo. Che c'è? Vedete un attimo sta situazione. Questa si chiama? Aspetta che la leggo, però la so. Serpenti. Bravo. La conosci? Lì. Vedi? Allora erano vicine di casa. Certo, immagino. Questa è via dei serpenti e possiamo notare uno scorcio? Colosseo. Quello? Colosseo. Posso darvi il culto? No, no. Mi... Oh, ma ragazzi, ma vi ricordate di me? Ma ragazzi. Come sta Polcettina? Gabriele, toccate pure il sacro grano. Toccate il sacro grano. Ve lo porto io, ve lo porto io. Andiamo da Mariucci. Non è pericoloso però, eh. Gabriele, si vede però che tu hai confidenza con tutti, eh. Sì, tutti sì. Ti amano. La vita del quartiere, se capisce che sì. Ha. Allora, alla fine di questa via c'è il mio amico Federico. Sta al locale. Ci vediamo tutti i giorni, non è che. Cioè, tra l'altro voglio dire, io posso permettermi qua nel rione. Vai, vai. No, 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 Guldo! Come stai? Ma Federico? Aspetta, mi aspettava. Vabbè. Ma lo sai che venivamo? È un amico, lo vedi? Esiste. Ma lui è vero, ma lui non sta mentendo. No. Allora lui è un grande amico, amico del mio amico. Fraterno proprio, immagino. Io sono Gabriele e lui è Schulz. Prego, prego. Venite, prego, fate come se fosse a casa di altri. Guardate che bella. Questa qua, non in tempi di Covid, è un posto magnifico. Anche adesso, un posto magnifico. Bello. È un posto molto artistico. Qualcuno l'ha fatto sempre qua da Federico che fanno dei cocktail pazzeschi. Ah, e la fai secca. Il problema non lo mettere nel video perché più di qualcuna dirà ah ci sono stata. Scrivete sotto ci sono stata. E Federico devo dire in questo ogni volta che mi ha visto con una diversa qui. Faccia da poker sempre. Ah ciao piacere. Gabriele è sempre così solo. Che grande. Oddio che grande. Io pure c'ho un ristorante che mi fa sempre sta scena. Che grande. Peccato la vedo sempre solo con le sue amiche. Dove sta Federico? Gabriele, puoi togliere?
togliere, puoi togliere. Cosa? Cioè, stesso. Gabriele. Siamo a casa, perché sto a casa. Yeah. Ragazzi, inquadrature pazzesche comunque. Come sta facendo Gabriele? Guarda, ne chiamo una a caso, guarda. Poi ne chiamiamo un'altra. Poi ne chiamo un'altra, guarda, li chiamo a caso. Tutte voi che dite che figo Gabriele. Cioè, questa qui è la testimonianza per farvi capire che però è un suicidio. Contente perché con me si sta sempre bene. Hanno un bellissimo ricordo. Mamma sempre mia, bene. Povere perché ragazze. Io sia a livello mentale che a livello sessuale, di divertimento. Giusto? Io l'ho lasciato che ancora era appena fidanzato. E adesso lo ritrovo. Da quanto si è sposato? Da no. Io mi ricordo i primi anni che c'era. Ma stai ma è vera una cazzata? No, è vero, mica sono tutti bugiardi. Ma è vera sta cosa? No, perché spara solo cagate, mio fratello. Cioè, solo cazzate spara. Quindi in realtà Gabriele è tipo Big Fish. C'era cioè, un tocco di vero. Non ci posso credere. Ma hai conosciuto anche le gemelle, quelle con le due teste? Ma che guarda, Vale, ma scusate, ma da che ti sei travestita, Vale, per uscire? Rossetto viola. Non esco da casa da settimane. Avevo bisogno di una ventata d'aria fresca e ho deciso di... Hugo? Cosa bevi? Vai. Vediamo, questo è uno. È mia madre. Guarda un po'. Ricordo che devi avere la gemella. Me la ricordo. Te lo ricordi quindi? Ah, bene, bene. È stato un giorno fantastico quel giorno. Ricordi il tavolo quale? In che posizione? No, no, dai, sto scherzando. Era questo perché se non sbaglio. Non c'è, sta succedendo bene. L'ultimo con te. Infatti ero andato in fila. Che era l'ultimo. No, con no, te. No, no. Questo qui era di. Aspetta, c'ho forte, c'ho i nomi sotto. Senti, ci sentiamo dopo che stiamo vloggando in realtà. Sì, ho finito. Scusami, scusami, veramente, guarda, è una cosa. Va bene. Ciao. Un occhio d'amore. Sta dicendo ciao. Ciao. Lei se lo ricorda. Chiamiamone un'altra. Che bene, no. Ma no. Sei grande, tutte proprio qua. No. Sei proprio un grande. No. Tu sei il mio maestro. No. No, non ci credo che sta risuccedendo. Gurdo, vieni qui. Dice il privé. Vieni qui. Bravo. Ma scusa, ma staccagli quel coso di lato. Rifallo ancora. Vado. Vado, eh. Tu? Io sono il videomaker. Il locale è aperto apposta per noi. Sì, immaginavo, guarda, ero certo. Un brindisi a Gabriele Scilla. Un brindisi a Gabriele. Un brindisi a Gabriele. Prima Scilla. Classe, uno sballo, spremute d'arance, bicchieri di cristallo. Guarda, manca hai toccato. Non so, Margarita. Gamma, che stai a fammo? Ah, proprio in video. No. Io ti accompagno da Come stai? Bene, scusami, lavoravo, non ti ho sentito. Tu stai bene, che bello che sei. Grazie. Senti, Gwen, ti volevo far vedere due cose. Uno, sai che cos'è? Il nostro locale! Ma che cazzo si chiama? Si chiama Ex Galleria! Galleria! Guarda, questo era il nostro posto! Siamo qui! Il tuo cocktail questo! Mo è un problema perché mo mi devo bere tutti i cocktail di tutte quelle con cui sono stato qui! Ti richiamo in un momento diverso perché sto girando adesso, va bene? Ciao Gwen! Un bacio, ciao ciao! Ma che figa è! Raga, ho volato! Ma che è? Sono tutte super smart! Oh, oh. Miliardaria! C'ha uno yacht di 20 passametri parcheggiato all'isola. Cara, se puoi essere interessata, io sono sola e interessatissima alle barche. Lei che si capisce che è una figa proprio come carattere. Estrema. In realtà tu sei un suo acquisto. Esatto! Cioè, l'orfello! Ragazzi, mi ha chiesto di sposarla. Non volevo che passasse io stessi con lei per la sua ricchezza. Come sono fatto strano io, mi sono allontanato. Beh, allora dovrei bere un sacco di drink, grande. Non solo, ma gli ho pure detto, oh, ti stai a bere il drink grande. Mio. Con la tua carta di credito, l'hai strisciata sulle sue chiappe e poi l'hai buttata via. Una figa, bravo. L'amo. Secondo giro. Mamma, ma io altra corda, altro accetti? Giro, altra corda. Accetti? Non lo accetto, non l'ho proposto. Vale astemia. Mia madre pensa che io sia astemia. Margherita! Ragazzi. Margherita! Vale astemia! Ragazzi, mi uccida! Vale a... No, questo non può uscire! Vale astemia! Vale a... Cioè, tu per... Ma è tutto fatto per le telecamere! Ma io credo che tua madre... No, dai! Cioè, tu ma... Io non ti avrei mai mentito su una cosa del genere! Ma secondo voi, veramente Margherita ha mai bevuto, ecco, giusto per c'è mezza goccia di... Mezza astemia!
Bugiarda. A chi vuole il secondo giro dica Acabanga. Acabanga. Alcolico Acabanga. Alle 4:30. Questo è un cocktail fatto da te, inventato da te. Esatto, esatto. Con una base di whisky. Ore 16:30. Cioè, benissimo. Mio cugino, mica come la stemmia. Ragazzi, questo... Ma che sta facendo Gabriele? Benvenuti all'ex galleria, sembra di stare in una nave che siamo scappati da casa. Sembra un imbecille. Quel tavolo. Invece lo troveranno sexy nel rossetta. Dalle di più. Ma me lo stai dando mi a me? Mi sento un po' violata. Cinta adesso. Oh Federico, troppo forte come sei. Oh, ma i tempi che ti ho qua a Rione Monti. Scusa, ma tu chi sei? Oh, ma ti ricordi? Ti do una mano come al solito. No, non puoi. Ma non si sa, non puoi entrare. Ma chi sei? Ma chi ti conosce? Sera che fai? Come nei vecchi tempi quando uscivamo qua. Ma tu? Ma noi si conosciamo da una vita. Sono nostro, per forza. Dai una botta di. Come nei vecchi tempi. Io e Federico, sai quante serate qua? In quadri, ci conosciamo da una vita, vuoi a Rione Monti, no? Riccardo, piacere. Oh, Riccardo. No, ma noi se conosciamo davvero, eh? Al mio amico Federico, ai giorni vissuti a Rione Monti. Possiamo brindare solo noi del Rione Monti. Chi è del Rione Monti, alzi il bicchiere. Alzi il bicchiere. A Rione, a quelle due settimane vissute qua. Qua ci fanno foto, non perché l'hanno riconosciuto, ma perché siamo nel Rione Monti. E quindi tutti vogliono fare foto nel Rione Monti. Siamo una famiglia. È la bellezza del Rione Monti, dell'ex galleria, come si sta qua sempre tra amici. Oh, se no, no. Te ne vuoi, mica sei a casa tua, ma te ne vuoi, no. Certo, se vediamo stasera, basta, poi. Sì, ciao, ciao. Quello lo sai, ciao, alla prossima, ciao. Domani, ci sentiamo domani. Ciao, Fede. Ciao, grand'uomo Federico. Ogni volta che ci vado non riesce a staccarsi da me. A Roma c'è il Papa e a Monti c'è Federico. Mio amico fraterno, siamo così, eh. Sono commosso perché è sempre così. Commentate tutti con amico fraterno. Amico fraterno. Hashtag amico fraterno. Raga, la sta chiamando sua madre. No, raga, mi sta chiamando mamma. Aspetta, come si fa? Pronto? Pronto? Regina. Ciao mami, come stai? No mamma, allora volevo dirti che per il vlog di Guglielmo ci sarà una finta che loro dicono che io non sono stemmia, ma tu lo sai che sono stemmia, vero mamma? Mamma, mi senti? Dai, andiamo a casa intanto, io sono stemmia mamma. Guardami Guglielmo. Pronto, Marghe, ciao. Ciao, come stai tesoro? Bene. Io bene, grazie. Ti tira scema, che ha fatto? Niente, niente, sta facendo la scema come ti al suo solito. Bene, mamma. Ma che ha combinato quella? Niente, praticamente Gabriele ha fatto lo scemo. Ha bevuto. Non è vero. Ma non mi dire bugie. No. Allora, hai presente che Marghe, io non so dire bugie. Ha bevuto. Nel momento in cui sta con Gabriele, ce lo siamo detti, sì, che c'è qualcosa di strano tra loro due. Pur di impressionarlo, è presente? Pur di fare colpo, ti chiamo fra due secondi. Secondo me lei vuole fare più colpo sulle telecamere. Secondo me la fama le ha dato alla testa. Anche secondo me. Da quando è diventata un'artista? Nella mente dell'artista? Del web? Muttelo da lei l'artista. Brava Margherita, brava, si stava, che è Natale, sistemala per le feste. Un bacio. Siamo tornati a casa. Io sto tirando le coperte di questo letto. Ragazzi, sta finendo il vlog. Ora non voglio essere tragico, ma era il 20. Cioè, era già il 20. Fondamentalmente ne mancano 4. Se ci pensate, passeremo un Natale di solitudine. Quindi sicuramente non è che smetteremo. Non il vlog, se è chiaro, quello finisce. Stare insieme, di cercare di trovare dei modi per ingannare questo tempo di maggiore reclusione insieme. Scusate, finito di fare tutto quanto, accendo la luce magica, ti è. E vi auguro una buona notte. A domani, ciao.